Allora, ciao Angelo della Panineria Maio di Via Marina Garibaldi. Rassegna stampa di oggi Milazzo, vediamo cosa è uscito oggi sui quotidiani. Allora, la notizia principale credo sia il comune moroso l'Enel taglia. Sostanzialmente il comune non ha pagato 2.300.000 euro di bollette dell'Enel e di conseguenza ha abbassato la potenza dell'elettricità a discapito della pubblica illuminazione. Tu, Angelo, hai un'attività commerciale in pieno centro. Cosa ne pensi di questa situazione? Penso che dovremmo spostarci in periferia e andarci insieme all'Ipercop. Ma come mai? Insomma, voi spesso commercianti vi lamentate che l'amministrazione in genere ha scarsa attenzione per le attività commerciali. Insomma, questo Natale forse non è andato benissimo. No, sinceramente no, perché l'affluenza di gente è stata minima. Se non fosse stato per noi commercianti, qualcuno si è, come si dice, si è proposto di mettere illuminazioni, di creare un ambiente un attimino più natalizio per il comune, non ci sarebbe stato nulla da fare. Ma secondo te, la questione economica come si potrebbe risolvere? Cioè, secondo te come si è arrivato a questo punto? Sono state fatte delle spese in passato inutili? Tu che sei anche un commerciante, perciò insomma sei abituato a fare quadrare i Non conti? è una questione di spese, è che prima. Il problema fondamentale è che si è spostato tutta l'affluenza di gente, quindi non circola più nessuno qua a Milazzo. Cioè tutti diretti verso i centri commerciali che con le loro offerte, comunque sono più agiati di noi. Noi non possiamo offrire tutto quello che hanno loro. Loro hanno qualunque cosa. Hanno parcheggi, hanno intrattenimenti per i bambini, sono al coperto, sicuramente sono più agevolati di noi. Ho capito. Va bene, andiamo avanti allora. Altra notizia, nel rione Fiumarella la sicurezza diventa un optional. Qualche giorno fa, la notte di Natale, sono state incendiate 4 auto. Voi avvertite come commercianti il problema sicurezza qua a Milazzo in centro? Non tanto, diciamo che qua in centro si vedono meno di queste cose, però anche qua, se ricordate, circa 4 mesi fa è successo che hanno spaccato tutte quante le vetrine nel pieno centro, quindi comunque noi non ci pensiamo, ma queste cose succedono anche qui, non è solo una questione di Fiumarella o delle zone limitrofe. Va bene, proseguiamo allora con la nostra rassegna stampa di oggi Milazzo. Ecco un'altra notizia che riporta il quotidiano, leasing da 11 milioni per un istituto polivalente. Tu Angelo, dove sei? Che istituto hai frequentato qua a Milazzo? All'industriale, qua a Milazzo, l'IDIS. Qua si parla in particolare dell'Istituto Antonello e dell'Istituto d'Arte che non hanno una sede, sono sistemati in degli appartamenti. Tu qua hai molti clienti, qua alla Panineria Maio, molti studenti. Secondo te, il fatto di realizzare un istituto che però poi porterà sicuramente fuori Milazzo un po' tutta questa clientela, insomma, non è secondo te un'altra questione, insomma, che porterà meno affluenza qua nel centro? Diciamo che l'artistico una volta era qua vicino a me e sicuramente io personalmente lavoravo molto di più. Però è anche vero che loro sono molto disagiati e da circa 15 anni che girano, come dici tu, appartamenti e appartamenti, quindi sarebbe anche il caso di finalmente fargli una scuola. Sicuramente farla qua in centro sarebbe meglio per i commercianti, perché così non tendiamo a far allontanare le persone dal centro cittadino. Va bene, Angelo, penso che abbiamo finito anche perché c'è poca roba, mi sembra, oggi sui quotidiani. C'è qualche altra notiziola qui su un'esperienza sempre del Majorana a Roma, qualche progetto. La scuola sarà guida nel percorso formativo dei giovani alunni, anche questa qui è in sede del Majorana. Va bene, Angelo, grazie per questa rassegna Grazie. stampa, ci vediamo, ciao.